martedì 14 maggio 2019. Siamo soliti aprire così le nostre dirette, in generale, partite, puntate che siano. Però la data di oggi in realtà non è casuale, non è banale. Perché oggi, come avete letto dal titolo e credo ovunque da stamattina, è arrivata l'ufficialità dell'addio di Daniele De Rossi alla Roma, perché Roma-Parma del 26 maggio sarà l'ultima partita in giallorosso di quello che conosciamo da anni come Capitan Futuro e che purtroppo Capitan Presente lo è stato soltanto per due stagioni. Il mio rammarico non è quello, la modalità, il fatto che ci siamo parlati poco in quest'anno forse un pochino mi è dispiaciuto, sapevo che non sarei stato felice neanche se avessi deciso io, perché questo è un lavoro che ti entra dentro. Ci sono campioni che verranno ricordati per le vittorie. Ci sono uomini che verranno ricordati per ciò che hanno trasmesso dentro e fuori dal campo. E poi c'è Daniele De Rossi, un insieme di tutto. Un uomo, un campione, un capitano. Di quelli che si manifestano tali per un'intera carriera, anche indossando la fascia per sole due stagioni. E a proposito, il pensiero va proprio a due anni fa, a Francesco, che salutando la sua gente citò quel Roma-Parma. Eh sì, perché quel giorno speravamo che il tempo passasse più velocemente, perché c'era una coppa da alzare. Invece oggi, nella stessa giornata, contro lo stesso avversario, speriamo tutti che questi 90 minuti passino lenti, molto lenti. Vi prego, fateci godere Daniele ancora un po' con questa maglia. Domenica 26 maggio 2019, buonasera e ben ritrovati su Roma Crew, benvenuti a Roma Parma, un saluto da Federico Marconi, benvenuti a quella che sarà l'ultima giornata di campionato, ovviamente il saluto al nostro capitano, a Daniele De Rossi. Per l'appunto buonasera da me, buonasera anche al mio parterre di questa sfida e quindi saluto in regia il maestro Aitonio, compagno di mille avventure casalinghe, ad esempio Roma Juve che ha portato buonasera. Bene. Buonasera a te Federico, buonasera a chi ci sta guardando. Buonasera a un gran ritorno qui in partita, ovvero Pablo Giallorosso, ciao bello. Buonasera a tutti ragazzi. Ah, è proprio Papa Francesco che ha parlato. Esatto. L'abbiamo raccontata nelle puntate in settimana, l'abbiamo raccontata attraverso le emozioni di tutti, ma in questo istante Mazzoleni dice che si può partire, l'attesa è finita, è cominciata, Roma-Parma. Un aggettivo per De Rossi. Ci chiedono. Viscerale. Romanista. Fedele. E quindi attenzione però qui a Pastore che si mette in moto. Poi apre bene su Diego Perotti. Dalla sinistra va a puntare Jacoponi come prima. Rientra sul destro, va in porta ma la palla rimane lì. E poi Pastore con la carambola arriva Kolarov che la rimette. Si salva il Parma, Pellegrini e poi il gol della Roma. Con la deviazione decisiva di Cariolo, il gol è di Pellegrini, Roma 1, Parma 0. Dai, dai, nel frattempo il pareggio anche dell'Atalanta, è successo un po' di tutto. E intanto striscione in sud, nel momento del bisogno ha risposto Presente, adesso ricevi l'omaggio della tua gente, immagino, perché chiude la rima, riferito a Ranieri. Anche qui vorrei sottolineare una cosa, no? Perché tutti parliamo giustamente dell'ultima partita di Daniele De Rossi, però oggi salutiamo anche un altro romano e romanista. È vero. Che è Claudio Ranieri. E non deve passare inosservato, perché come sottolinea lo striscione è venuto nel momento del bisogno, da tifoso anche lui, e questa sarà la sua ultima partita da allenatore della Roma, e quindi un bel grazie, secondo me se lo merita tutto, un grande abbraccio anche a Sir Massimo, a Sir Claudio. Ranieri, come dice a Sir Claudio, che è stato, possiamo anche dire, l'ultimo a regalarci una cavalcata quasi decisiva per lo scudetto, no? Siamo nel finale di partita, mancano meno di 10 minuti, è il momento. È il momento perché Daniele lascia il campo e c'è il saluto di tutto lo stadio. Federico Fazzari inquadrato nel frattempo. L'abbraccio con Mazzoleni, l'abbraccio con Bruno Alves, quello con Juan Jesus, poi Cristante, gli applausi dello stadio olimpico, la commozione inevitabile per quello che è un momento sicuramente molto delicato dal punto di vista emotivo, un momento che chi è allo stadio stasera ricorderà per sempre, perché dopo più di 600 partite, purtroppo pochi, troppo pochi trofei per quel che avrebbe meritato, lascia il campo una bandiera, un gioiello di Roma, erano due, Francesco e Daniele, due anni fa è toccato al 10, adesso il suo ex compagno di squadra, suo grande amico, inquadrato anche Buffon in tribuna. E il passaggio di testimone più importante, la fascia che andrà sul braccio di Alessandro Florenzi, il saluto di Daniele che sta uscendo. Florenzi in lacrime comunque. E adesso la commozione è alta. La commozione è alta
da parte di tutti. Esce e fa posto a Cengiz Under, non entra Nzonzi, entra il 17, fuori Daniele, pacca sulla spalla di De Santis, va a sedersi in panchina e poi vedremo, abbraccio bellissimo questo con Claudio Ranieri, l'abbiamo detto anche di un Ranieri che nel primo tempo si è commosso per l'omaggio della Sud e quello ci ha toccato particolarmente. Esce col sorriso Daniele e questo ci piace molto. De Rossi qui è uscito, intanto però Gervinho, il pareggio del Parma, il gol dell'ex, 1-1. Non esulta Gervinho, l'abbiamo detto, il gol dell'ex è una legge del calcio. Roma che torna davanti, vediamo se avremo le forze di segnare un altro gol. Cercare spazio per il destro, apre bene per Under dentro l'area, se la vuole portare sul sinistro, poi la mette a okay. Cercare Schick, altro cross sul secondo palo verso Perotti. Diego Perotti, come l'anno scorso, 2-1 Roma, 2-1 Roma, ancora non Perotti, non conta assolutamente niente questo gol di Perotti, però in qualche modo regala la festa anche lui a Francesco Totti e anche lui a Daniele De Rossi. È l'uomo, eccolo qua, e va a abbracciare Daniele. Sì, è l'uomo di queste serate qui, degli addii, se così si può dire. Lo abbiamo detto anche che potrebbe essere un addio proprio a livello personale per Diego Perotti. Guarda l'orologio, Mazzoleni ha il fischietto in bocca e allora la chiude qui. Roma batte Parma 2-1, finisce la stagione 2018-2019, ma soprattutto finisce l'era di Daniele De Rossi, che saluta con una vittoria, con tre punti, la sua Roma e la sua gente. E adesso vedremo un po', perché noi non sappiamo nulla, non sappiamo se ci sarà una cerimonia per celebrare quello che è stato Daniele. Pensiamo di sì, ma non sappiamo dirvelo. Intanto chiudiamo col sorriso questa stagione che è stata molto travagliata. È commosso Daniele, eh? Beh, ci mancherebbe, agli occhi lucidi, tra poco entrerà in campo. Commozione che lui ha provato a nascondere in conferenza stampa, ma praticamente era non palese. Poteva, era palese, non trasmetteva serenità, trasmetteva felicità. Intanto c'è brivido. Mentre si alza questo salsiccione al centro del campo con la scritta di DR16, entra in campo De Rossi. Chiama il calcio, penso, forse lo dico con presunzione, non può non amare questa storia d'amore che c'è stata tra De Rossi e la Roma. Quindi elogio che rispetto anche oltre questo. L'hai detto, chiama il calcio. E guarda che non è così scontato, non tutti gli appassionati di questo sport amano il calcio. A volte basta essere tifosi di una squadra per non essere lucidi, per non essere meritevoli e obiettivi nei confronti di altre, per congratularsi con i meriti altrui e per amare questo sport anche quando va contro quella che può essere la tua squadra del cuore. E adesso va da Bruno Conti e da un certo Francesco Totti. Bruno Conti che l'ha pescato. Sì, esattamente, l'abbraccio con Checco. E questa è bella. Verrà premiato poi. Non ce la fa Daniele, è difficile anche da qui. Daniele che tra l'altro, piccola chicca, nel giorno dell'addio di Totti andò a consegnargli la targa e non riuscì a guardarlo negli occhi. Non so se vi ricordate questa scena. Lui gli consegna la targa ed è così, non guarda Francesco, altrimenti scoppia. E adesso tocca a lui. È commosso anche ovviamente Totti. Lascia il calcio, o meglio, lascia la Roma per il momento. E poi si vedrà tra qualche mese una delle ultime bandiere. Uno degli ultimi uomini di questo sport. Perché si sta andando verso un'altra direzione, mentre qui Pablo anche è andato via tangente, è partito, ma non potrebbe essere altrimenti, lo capisco. Ma è gioia, si vede, infatti, sai. È un momento difficile, è un momento che riassume il senso di tutto. Allora, contestualizziamo il tutto, mentre sono le 22.53, De Rossi è a ridosso della curva sud. Daniele, adesso parte in direzione sud, vediamo un po'. La camminata e l'applauso sotto i suoi tifosi, sotto i suoi fratelli, perché lui si è sempre contraddistinto per essere il tifoso in campo. Abbiamo visto uno striscione a inizio partita spettacolare, sei stato il mio io sul terreno di gioco. Gli lanciano sciarpe, gli lanciano di tutto, ragazzi, non fategli male però, coraggio. Intanto il bacio a terra sotto la sud, questo è Daniele De Rossi. Ma sta andando a centrocampo tra gli applausi, ve li facciamo sentire.
non c'è stato il discorso, finisce qui, finisce così. E io non posso che dire grazie Daniele De Rossi, e ringraziamo a questo punto gli amici all'ascolto per averci fatto compagnia anche stasera, come da inizio stagione, come dalla scorsa stagione. Roma Crew, per quanto riguarda il racconto delle partite della Roma, oggi vi saluta e va in pausa, va tra virgolette in vacanza, ma torneremo ad agosto sempre con le solite attese, anche un po' esagerate, con i soliti sogni, con magari anche qualche critica, però torneremo come sempre a raccontarvi la Roma nel modo, spero, migliore possibile, perché è quello che andiamo a fare noi, e speriamo di ritrovarvi numerosi. Dai, forza Roma. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao.